Buongiorno. Buongiorno. Qual è l'attuale situazione dei rifugiati? La situazione dei rifugiati a livello mondiale è gravissima perché abbiamo circa 60 milioni di persone oggi nel mondo che sono costretti a fuggire dai propri paesi. Il 90% di loro vive nei paesi però in via di sviluppo, non qui. Qui in Italia stanno arrivate molte persone negli ultimi giorni, ma diciamo che gli arrivi sono in linea con quelli dell'anno scorso. Quindi la situazione, secondo lei, come la definirebbe? È una crisi a livello mondiale, è una crisi che non si era mai verificata come in questo modo dalla Seconda Guerra Mondiale, è una crisi che va affrontata in modo globale e che per una piccola parte concerne anche l'Europa e i nostri paesi. Secondo lei il discorso di accoglienza si deve distinguere fra i rifugiati politici, i migranti economici e quant'altro, oppure viaggiano su una stessa, diciamo, traiettoria? Non viaggiano sulla stessa traiettoria perché entrambi hanno dei diritti che vanno rispettati e tutelati, ma necessitano di interventi diversi. Chi cerca di venire in Europa per migliorare la propria condizione ha bisogno di interventi che rendano regolare questi flussi, che rendano il lavoro regolare e regolato e che non vengano sfruttati. I rifugiati scappano da una guerra e quindi hanno diritto ad una protezione a 360 gradi perché non hanno nessuna possibilità di tornare a casa, almeno adesso, fino a che non tornerà la pace nei propri paesi. Benissimo. Ecco, e per quanto riguarda questa domanda gliela vorrei porre, i populisti, lei cosa ne pensa di quella situazione che si riferisce a coloro che creano forse in certi casi falsi allarmismi? Ma chi usa in modo opportunistico il tema dell'immigrazione dei rifugiati soprattutto, in realtà diffonde panico ma non porta mai soluzioni. Non abbiamo mai visto portare soluzioni all'interno di una situazione di panico. Le persone vanno e i leader hanno la responsabilità di rassicurare la popolazione e di trovare delle soluzioni. Noi sappiamo che a questa situazione ci sono delle soluzioni, non sono facili, non ce n'è una che vale per tutti, ma bisogna cominciare a agire in modo razionale. Il panico non serve a nulla se non in alcuni casi a portare dei voti. Benissimo, la ringrazio veramente. L'ultimissima domanda. Allora, lei lo definirebbe una sorta di esodo biblico questo? Sicuramente, ripeto, nel mondo sono circa 42.500 le persone che ogni giorno in media sono costrette a scappare dalle proprie case. Quindi c'è un momento di gravissima crisi dovuto a troppi conflitti, troppe situazioni di violenza e di terrore.